è stata effettuata una indagine e una inchiesta giornalistica sul territorio di Roma, che ha raccontato e messo in luce una verità piuttosto triste, cioè quella che pare esserci una vera e propria compravendita delle patenti a Roma. Parliamo di un business da milioni di euro al giorno, che tra l'altro è diciamo, sul quale ha messo le mani anche la criminalità organizzata, e è stato proprio documentato attraverso proprio immagini e modalità spiegate con dovizia di particolari che alcune autoscuole, alcuni titolari di autoscuole, esaminatori e vigilantes, praticamente per cifre che vanno dai 3 ai 4 mila euro a candidato, praticamente fanno sì che lo stesso possa, attraverso un sistema molto particolare, avere la certezza matematica di passare gli esami della patente. Io volevo farvi ascoltare una chiacchierata che abbiamo avuto con una giornalista, con la giornalista di Repubblica, che proprio ha effettuato questo tipo di indagine e di ricostruzione. Vi facciamo ascoltare quindi la chiacchierata che abbiamo avuto con la collega Federica Angeli. Qui a Radio Radio Caffè ci occupiamo di diversi temi, però ce n'è uno molto importante, perché è in atto una vera e propria compravendita, è un vero e proprio business da milioni di euro al giorno, quello che riguarda per esempio le patenti, sulle quali tra l'altro ha allungato le mani anche la criminalità organizzata campana. Cioè c'è un vero e proprio mercato delle patenti, e in pratica, in cambio di denaro, si riesce a organizzare una serie di cose per superare il test, appunto, per la patente. Questa indagine molto molto bella, molto molto preziosa, l'ha fatta una giornalista molto brava, Federica Angeli della Repubblica, che è collegata con noi. Buongiorno Federica. Buongiorno a voi. Beh, raccontaci un po' cosa hai scoperto. È davvero, la situazione è così, quantomeno imbarazzante, insomma, diciamo così. Ma dunque, sono andata sul campo. Ovviamente la vendita delle patenti è cosa nota a tutti da tempo, e a me piace ovviamente andare a come dire, smascherare quello che tutti sanno, ma che evidentemente è difficile da dimostrare. E invece è stato più facile di quanto credessi. Sono andata fuori dalla motorizzazione civile di Roma, quella sulla Laurentina. Sì. E con il telefonino in mano, quindi non con telecamere nascoste, ho documentato come i titolari di autoscuole vestono con apparecchiature tecnologiche, con telecamere, microtelecamere infilate o nel primo bottone di una camicia, oppure già installate dentro un gilet che viene passato da candidato a candidato una volta finito l'esame e si veste quello successivo, e si mette una microspia dentro l'orecchio, piccola come uno spillo, attraverso le quali, una volta che il candidato entra nell'aula della motorizzazione, avvengono i suggerimenti. Quindi la telecamera installata nel bottone riprende il monitor su cui oggi vengono fatti i quiz, perché sì, non sono più con carta e penna come no, avvenivano per la mia generazione, e da fuori ricevono l'immagine e suggeriscono la risposta corretta attraverso l'auricolare. Per questa pratica, quindi per superare l'esame orale senza difficoltà con questi marchingegni, si pagano dai 3 ai 4 mila euro a candidato. Io ti assicuro che quel giorno ho visto 5 autoscuole differenti farlo, e ogni autoscuola ha fatto almeno 10 candidati. Mm-hmm. Questo significa, facendo una media, che in una mattinata hanno guadagnato 35.000 euro. Assolutamente. Moltiplicato per 20 giorni, quindi 5 volte a settimana, moltiplicato per un anno, ovviamente non era un business che poteva essere lasciato solo nelle mani di truffatori e disonesti titolari di autoscuole e esaminatori delle motorizzazioni, ma è ovvio che ci sia infilata la criminalità organizzata, perché laddove c'è business la criminalità organizzata ovviamente
si tuffa. Certo, tra l'altro al di là di queste considerazioni, poi che uno dice vabbè, se ci sono persone disoneste è chiaro che... Però poi la cosa che fa un po' riflettere è che evidentemente molti preferiscono pagare 4.000 euro piuttosto che magari starsi a leggere un libro e sostenere un esame. Insomma, è questo forse anche un altro dato che viene fuori, no? Guarda, sì, ci sono due tipologie di studenti, chiamiamoli così studenti. Una parte che sono, la gran parte sono stranieri, sì. Quindi non parlano la lingua italiana. Io so che questa cosa è cambiata, nel senso che un tempo anche chi, lo straniero che sosteneva l'esame in Italia, aveva la possibilità di farlo in 8 lingue. Oggi sono solo 3, quindi inglese, francese e italiano, poi italiano, inglese e francese. Quindi questo un po' può essere un, diciamo, un deterrente, non una giustificazione, al fatto che chi è straniero preferisce averla a colpo sicuro invece che essere bocciato. E poi ci sono gli italiani giovani, e a me questa è una cosa che ha fatto molto pensare, ventenni, che invece di studiare sanno che c'è questo escamotage e quindi vogliono la cosa facile. Sì. L'escamotage, e questa è una cosa molto triste per quanto mi riguarda, perché a 20 anni hai tutte le facoltà mentali, essendo fresco di studi, veramente di metterti lì e impegnarti per poterla prendere. Assolutamente. I risultati poi, alla luce dei 30.000 incidenti l'anno sulle strade, è presto detto, mettersi al volante senza conoscere è un rischio. Certo, no? Tra l'altro poi si parla anche di questo sondaggio che è stato effettuato, e pare che a luglio, secondo alcuni dati, c'è l'equivalente di un pedone morto al giorno, ecco. Quindi insomma, sono dati che poi vengono fuori da bilanci effettuati anche dall'ASAPS, che è l'Associazione Sostenitori della Polizia Stradale, che praticamente ha individuato questo, cioè da inizio dell'anno sono stati 232 i decessi, 157 uomini e 75 donne. Quanti di questi che hanno, sì, provocato gli incidenti erano con una patente conseguita realmente, esatto, oppure no? Perché a questo punto si potrebbe anche fare un approfondimento su questo. Qual è secondo te lo scenario futuro? Cioè, si va più incontro a questo tipo di situazioni, oppure magari la denuncia di episodi del genere, magari pensi che possa in qualche modo scoraggiare chi purtroppo fa queste pratiche? Secondo me dipende molto dalla reazione dello Stato e di chi può realmente arginare il fenomeno. Allora, se avremo un inasprimento e una volontà di stroncarlo, sicuramente ci saranno più controlli anche, diciamo, all'interno stesso delle motorizzazioni, perché i complici interni sono la parte che mi ha infastidito di più, al netto della camorra, che ovviamente sai quanto io possa detestare, certo, le organizzazioni di stampo mafioso, certo, ma tutti no. Tutto dipenderà appunto da quello che sarà fatto, perché se ci sarà un come dire, adesso una risonanza mediatica e quindi un'attenzione da parte di questi soggetti che poi vedono che nulla cambia, allora la mia resta, diciamo, una denuncia giornalistica senza alcun seguito. Decisamente, speriamo che la situazione cambi. Nel frattempo ringraziamo Federica Angeli, grazie, giornalista della Repubblica, per essere stata con noi. Grazie. Buona giornata, grazie.